Sono stato incaricato dai commilitoni del mio contingente, terzo 67, di fare un breve discorso di commiato a voi tutti ed in particolar modo al contingente primo 68. Dopo tanti mesi trascorsi lontano dalle nostre case, è giunto il tanto atteso momento del congedo. Lasceremo la grande famiglia dei Lancieri di Aosta per raggiungere le nostre case e per riprendere le nostre attività con animo sereno, con impeto e senso cavalleresco degno di un lanciere. Per effettuare la cerimonia del passaggio della stecca userò alcuni versi tratti da una poesiola, parto della mente di un nostro commilitone aspirante poeta. O burbacce discese dai monti, o burbette venute dal piano, asciugate il sudor dalle fronti e porgete all'anziano la mano. Come prova di affetto sicuro, vi lasciamo un bastone piallato da lustrare con zelo e con cura, da baciare e tener conservato. Scorderemo la sveglia e il picchetto, la dunata e il servizio di ronda. Monteremo, ma solo sul letto, di Marisa, la vergine bionda. Ora colgo l'occasione per salutare a nome di tutti il signor colonnello, nostro comandante, e tutti i nostri superiori. Invito i miei commilitoni ad effettuare un'ultima carica. Concedati! A questo punto invito tutti a un minuto di raccoglimento per i caduti di Aosta. Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città.
sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa. Quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiar. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierar. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino, tra un oleandro e il baobab. Come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più. Stanno innaffiando le tue rose, non c'è leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e...